frigorifero è pieno, ho fatto la spesa ieri. Poi se avete bisogno di altri soldi li trovate nel cassetto in camera. Mi raccomando, non li usate per le stronzate, capito, Curzio? Mm-hmm. Capito, Curzio? Sì, ho capito. Evitiamo di fare come l'ultima volta. 20 euro di figurina e 30 con i cretini degli amici tuoi in sala giochi. No, cretini saranno le amiche tue. No, cretini sono quelli dell'agenzia. Gli avevo chiesto il corridoio e invece mi hanno dato il centrale. E il tuo è quello vicino al finestrino. No, scusa, non potrebbe essere il tuo quello vicino al finestrino? Sai, mi prende l'ansia, mi sento soffocare. Hai calmo, ti ho comprato anche la valeriana. Ci faccio parecchio con la valeriana. Ci vorrebbe una sigaretta, ma non le trovo. Hai visto le sigarette, Curzio? Male, ancora con queste sigarette. C'hai un'età, c'hai due figli, pensa a loro almeno. Non avevi detto che avresti smesso? Mi sembra certo oggi la giornata per cominciare a smettere. Oh, Dorota? Non è ancora arrivata? Arriva, quella arriva sempre. Poi mica abbiamo bisogno della babysitter. La babysitter? Anzi, sì. Dopo tre anni che sta qui ancora, fa paura. C'era, era un pacchettino piccolo piccolo. Ma non l'ho visto. Oh, il cane, bisogna portare giù il cane. Ale, dai, guardalo, c'è la faccia di quello che la sta per fare. Un'altra pipì sul tappeto, no, ti prego. No, io mi vergogno con quel sorcio, dai, cioè, fosse un cane è vero. Quanto ci vuole? Guarda il pugno di vergogna. Era un pacchettino piccolo piccolo, turco. Senti, ma era un pacchettino piccolo di sigarette. Ma non l'ho visto, è su. Sta casa non fuma nessuno, le sigarette mie non si trovano mai. Nina, svegliati, c'è da portare giù Pinolo. Quella sotto il cespuglio sono io, Nina. Da qualche parte ci dovrebbero essere i miei occhi, se solo riuscissi ad aprirli. Ho 14 anni, la scuola è finalmente finita e oggi c'è la festa nella mia casa in campagna. Non so ancora chi verrà. Chiara ha già detto che non può, ma Camilla l'ha giurato. Anche se tra fratellastri e sorellastri è sempre così incasinato. A volte capita che se li ritrovi tutti nella stessa casa e nello stesso bagno. Camilla, come ci vai alla festa di Nina? Col trenino! Ti credi tanto bella, vero? Guarda che io non mi credo proprio niente. E certo, con quell'apparecchio sembra che ce l'hai il trenino in bocca. Senti, Nanetta, quando è che te ne torni a casa tua? Giorgia, rimetti Caparezza! Ma guarda questa! Ti ho detto di rimettere Caparezza. Io metto quello che mi pare. No, tu non metti quello che vuoi. Questa sciarpa è mia, di dammela. E questa è la mia collana. Bambina. Ma che fate? Ma che siete sceme? Ma smettetela. Quando crescete, voglio sapere. Che ci andiamo a fare alle manifestazioni per la pace se poi non riuscite ad andare d'accordo neanche tra sorelle? E tu e papà non litigavate sempre? Apposta ci siamo separati. Mamma, vieni a vedere! Che c'è ancora? Oddio, ma che vi siete fatte? Che vi siete combinate? È arrivato il taxi, sbrighiamoci! Ma che stai facendo? Dai, le compriamo all'aeroporto, le sigarette. L'aeroporto è l'unico posto non si può fumare. Cioè, ciao, piccole. Cioè, a che punto sei? Ultimo. Ale, dai, sbrigati, io prendo la valigia. Ciao. Meno male. Scusa il ritardo, ho trovato un traffico. Non ti preoccupare, ecco Pinolo, portalo giù a far la pipì, poi lo porti dalle vicine, se no ce lo giochiamo in campagna. Bene. E mi raccomando, quest'anno che non combinino i disastri nel giardino, per favore. Ok. Ma ti pare? Sono passati 3 anni, ancora ne parlo. E ne parlo sì. Non ti preoccupare, penso tutto io. Ecco. Grazie. Mi raccomando, Sta tranquillo, Babuz. Senti, ma che dovete fare? Servizio sulle religioni orientali, Decali, Krishna, quelle cose che piacciono a tua madre, no? C'entra qualcosa con quella pala del Namyo Renge-kyo? No, non c'entra niente. E smettetela di prendermi sempre in giro, che poi ne beneficiate anche voi della mia pratica. Ciao, Curzio. Ciao. Mi raccomando, ragazzi, una volta, vi chiedo una volta nella vita, fatemi credere che posso fidarmi di voi. E divertitevi. Mi dispiace che non siamo insieme il giorno della festa. Mamma, è una vita che non ci siete. Andiamo a lavorare, mica andiamo a giocare. Ciao. Ciao. Ma che vuoi da
me. E poi pensaci tu, no? Sei tu che continui a fare favori a papà, mentre lui va in giro a farsi gli affari suoi. Ma sta parlando di papà nostro? No. Quante volte ti ho detto di non parlare male di tuo padre davanti ai bambini? No, per carità. Come posso parlare male? Ha soltanto mollato tutti qui. Guarda, sembra un orfanotrofio. Ma sta parlando proprio di papà nostro. Ah, no, smettila, smettila. Ma che, si vorrà rifare una famiglia per la quarta volta? C'ha quasi 60 anni. Invece qui in mezzo è lui quello che deve crescere. Magari sarei ancora innamorata. Ma che dici? Ma la vuoi smettere? È finita la predica. Io a volte mi chiedo chi sia la madre qui. Fai bene a chiedertelo. Mi sa che oggi non ce la fa a farla. Ma no, no, adesso la deve fare. Oggi ce la deve fare per forza, altrimenti scoppia, neanche ieri ce l'ha fatta. Ah sì, scoppia come un pallone pieno di cacca. È vero, Dariuccio, che ce la fai? Guarda, è tutto rosso. Sembra proprio il gabibbo. Non è vero, non sembra il gabibbo. E poi non è vero che scoppia. No, no, che non scoppia, tesoro, dai. E spingiamo insieme. No, non ce la faccio. Voglio mamma, voglio non mamma. Non sei neanche mamma nostra, pure io voglio mamma mia. No, non sei mamma nostra, io voglio andare a casa mia. Chiama subito mamma e digli di venirci a prendere immediatamente. Tu non sei mamma mia. Mamma mia è bionda e c'è un me sulla bocca. E va bene. Non sono più la mamma di nessuno. Sei contenta? Scusa, chi l'ha detto che puoi venire pure tu alla mia pasta? Vengo perché mamma ha detto che potevo venire. È la prima volta che fai quello che dice mamma, proprio oggi devi cominciare? Questo? Che ne dici? Una bella barba di discoteca. Un po' troppo, eh? Vabbè, comunque non capisco proprio che vieni a fare. Vengo perché mi va. Ma a me no! Scusa, e gli amici tuoi? Potevi andare a dormire da Marco? Mamma ha detto che potevi. Che mi piace, pure litigato con Marco. Questa? Questa vabbè, non devi costare troppo. Ai maschi vuole sognare. Tu che ne sai di quello che piace ai maschi, scusa? Ne so sicuramente più di te. Questo è vero, non ci ho ancora capito niente. Fai tanti duri, ma in realtà sei certi morti di sonno. Beh, comunque tu stasera vai da Marco. No, voglio venire con te, voglio stare con te. E poi mi hanno detto che dobbiamo parlarci di più e io obbedisco. Ma com'è che ti è pesa tutta sta voglia di obbedire a te? Capirai, chissà cosa dovete fare a sta festa. Sono cavoli miei di quello che dobbiamo fare. Guarda che pure noi le feste beviamo. Alla festa di Andrea abbiamo pure fumato una sigaretta che Matteo ha rubato al fratello. Voglio una vita spericolata, eh? Questa? Ma dov'è questa tovaglia? Come una tovaglia? Così carina sta gonna. Questo è Michele, il ragazzo bosniaco di 16 anni che l'anno scorso è arrivato in classe nostra. Vive con la madre, che fa le pulizie a casa della gente. Gli piace un sacco correre. Lui dice che è figlio unico. Io invece so che il padre e il fratello sono morti in Bosnia durante la guerra. Ma non glielo ha mai detto a nessuno. Michele non parla mai con nessuno. Ma corre, corre più veloce del vento, più veloce dei suoi brutti ricordi. Ah, dimenticavo, alla fine ha invitato anche Matteo. Camilla non voleva, ma... Avvocato, si ricordi che mi deve firmare queste carte? E di chi è il compleanno? È di Nina. Nina? Pure io una volta con una fidanzata che si chiamava Nina. Che era Nina. Due labbra rosse, due tette che sembravano due melograni, Nina. E la tua Nina com'è? Ma quale mia? Ma chi la guarda? Quella è una zitta. Una zicca? E che vuol dire una zicca? È una comunista. Ma comunista, ma allora è meglio. Sesso libero, amore libero, tutto è libero. Avvocato, ma che gli sta dicendo a sto ragazzino? Sì, l'importante è che tu non te ne torni a casa con un'extra comunitaria, mi raccomando. Moglie voi dei paesi tuoi. Ma le peruviane sono extra comunitarie? Pronto? Senti, Cormè ha deciso, vengo a stare da te. No, a me non me ne frega niente che non sai come dirglielo a quella. Vabbè, ho capito. Ti richiamo dopo, ok? Anzi, no, richiama tu, per favore, che sto spendendo un patrimonio. Sì, ragazzi, li lascio stare. Tanto sono tutti ragazzini. E comunque, non cambiare discorso, è inutile. Hai promesso che glielo dicevi, ok? Sì, un bacio, ciao. È Camilla, dice che stanno aspettando il treno. Tutto bene, Curzio? Mm-hmm.
Non è che ti fa male macchina, vuoi venire davanti? Brutto stronzo, se continua così le fanno male le pastarelle, non la macchina. Ecco perché stava zitto zitto, quante ne mangiate? T'ho detto basta! Aia, guarda sto stronzo! Ma che t'hanno adottato a fare? L'hanno adottato a te, sei tu l'unica stronza della famiglia. No, caro, forse tu non te lo ricordi, ma ti hanno trovato sui gradini della chiesa e siccome gli facevi pena l'hanno raccolto. T'hanno raccolto pure a te con la palette della cacca, però. Siete le bestie. Niente, ha staccato. Ma dove cazzo è finito? Lo sapevo che l'appuntamento era alle 3. Almeno tiene il cellulare attaccato, no? La verità è che gli piace farsi desiderare. No, la verità è che sono uno stronzo, te lo dico io. Sì, è vero, ma quanto mi piace. No, no, ecco, arriva. Ma con chi sta? Eccolo. Eccoli. Ciao. Madonna, siamo sei appena in tempo, perché Luca non gli ha mai, neanche lui. È un amico mio del Mamiani. Ma sei così carino, io. Te l'avevo detto. Ma davvero c'hanno solo 14 anni? Lasciali perdere quelli. Io li lascio perdere, sono loro che non lasciano perdere me. Che ci fai qua? Ma non vai alla festa di Nina? No, non ci vado alla festa di Nina. E perché? Perché ho da fare. E che c'è da fare? Devo fare delle cose per mia madre, quindi non ci posso andare. Non ci puoi andare o non ci vuoi andare? Michele, guarda che se non vai alla festa, hanno vinto loro. Hanno vinto quelli che ti strillano zingaro dal motorino. A me non mi importa se vincono loro. Non mi importa chi vince o chi perde. Non voglio partecipare proprio. Ma perché? Perché sono stanco, perché non ne ho più voglia. No, Michele, aspetta un attimo. Tu quanti anni hai? 16 anni. Hai 16 anni. E tu sei stanco? Non hai più voglia? Dove vai con quei CD? In camera mia. Mollali subito, ci servono a noi. Veramente sono i miei, servono a me. Proprio oggi che c'è la festa, ti servono? Curzio, fai bravo, dai CD a tua sorella. No, sono i miei, ci faccio quello che mi pare, mi servono a me adesso. Quello che ti pare lo fai un'altra volta, eh? Certo. Cretino. Ma che dici? Dice che ci sono i pantaloni neri, quelli che ti sei provata tu l'altro giorno. Ha solo 100 euro, ti rendi conto? Passamelo un attimo. Debbie, ti prego, ti scongiuro, comprameli, poi sentite li ridò, ok? Ok, ciao. Mio Dio, quante storie per un paio di pantaloni. Io non ho mai speso così tanti soldi per un paio di pantaloni. Non li hai mai spesi perché si vede che non ce li hai? E dai, smettetela di litigare per queste stupidaggini. Tanto voi lo fate solamente per essere trendy. L'apparenza è l'unica cosa che conta per voi. Ma, Marta, è vero che tu ti metti registro di nuovo con le bottiglie, il push up? Cara, ti hanno informato male, perché anche i ragazzi della nostra classe si sono accorti che mi sono cresciute tantissimo. Beh, sì, come quelle di Chiara, che crescono un giorno di più. Scusa, e poi comunque che c'è di male usare il push-up? Se uno sente questa esigenza? Ma perché tu te lo metteresti? Io? Che c'entro io, dicevo così, per dire. Quando stavo in Bosnia, non vedevo l'ora di venire in Italia. E ora che sono in Italia, non vedo l'ora di tornare in Bosnia. Sembra che corro sempre dalla parte sbagliata. Forse hanno ragione quelli. No, quelli non c'hanno ragione mai, mai. Quelli che dicono quelle cose lì, poi figuriamoci. Quelli sono poveracci, sono poveri dentro. Non hanno ragione. Allora, preferisco tornare a casa. Almeno sto con quelli che sono poveri solo di fuori. Oh, la faccio lo spuntino, sarebbe questa la tua merenda?
Sì, sto dieta, devo limitare i grassi e i tricigli. No, si dice trigliceridi. Vabbè, tanto mi posso mangiare uguale. Dice mia madre che bisogna sempre tenere sotto controllo i trigliceridi. Per questo faccio le analisi del sangue una settimana sì, una settimana no. Sì, però a noi coglioni ce li rompi tutti i giorni, come mai? Bella. Comunque io la carne non la mangerei se fossi in te. Oddio, amore, cominci con questa storia della carne. Sono 100 volte che me la ripeti. Sì, ma mi pare tu non capisci, amore. Bene, praticamente ti sta mangiando un bel panino con cadavere di maiale. Lo sai questo? E lo sai che il piatto forte del Bengale è lo schiavo frullato due giorni in acqua corrente e riempito di banane? Di banane? E da dove lo riempiono? Non certo dalla bocca. Forse hai ragione. Noi italiani siamo un popolo che ha la memoria corta. Infatti ci siamo dimenticati di quando eravamo noi gli albanesi. Pensa che addirittura in America non ci facevano entrare nelle stazioni dei treni, neanche nella sala d'attesa di terza categoria. Oppure ci cacciavano fuori dai locali, perché comunque eravamo italiani, non ci accettavano. E pensa che in Germania era pure peggio. A lei chi l'ha raccontato? Me l'ha raccontato mio nonno. Suo nonno ne sa? Mio nonno ne sa tanto. Faceva parte di quegli emigrati che negli anni 50 se ne sono andati in Germania in cerca di lavoro. Erano affamati. E con mia nonna sono partiti da Palermo, con mio padre. E sono andati lì in Germania. Si sono messi lì, hanno lavorato, hanno trovato una casa. Si sono voluti bene e hanno cercato la felicità. E l'hanno trovata? Madonna, se mi bocciano mio padre. Che fa, t'ammazza? Peggio, mi manda a lavorare tutta l'estate. Vedo te, a me mi tocca andare a dispoli con mia nonna. Lo sai, a me un po' mi dispiace che finisce la scuola. Cioè, sono contento che non rivedo più quello stronzo italiano e che poi ci sono le vacanze, però mi dispiace lo stesso. A te? A me non me ne frega niente, io non vedo l'ora di andare al liceo. Anche se non conosci nessuno. Nessuno? Guarda che conosco già un sacco di gente che l'anno prossimo farà il secondo. E pure qualcuno del terzo. Ma pure qualche femmina? Certo, perché? Beato te, al liceo mi ha segnato mio padre, già mi hanno detto, sono solo due femmine. Una farà il baro vitali coi popoli, l'altra è la fia del custode. A che scuola vai? Boh, un istituto tecnico per periti di qualcosa. Insomma, per scopato che aspetta l'università. Io invece non devo più aspettare. Chi è che non devi più aspettare? Niente. Come niente? Che è sta storia che hai già scoperto? Davvero, e con chi? Con chi? La conosciamo? Non ci credo. Sta a scuola nostra. In classe nostra. Oh, dov'è? Manco c'è. Stasera faccio il bis. Sì. A bugiardo. Che scema. Voi siete pronte per stasera? Pronte per cosa? Ma per la seduta spiritica, ovviamente. Certo, sono prontissima. Un sacco di domande per gli spiriti. Pensa che quando sono venuto qui a Roma per la prima volta non sapevo una parola di italiano. E sapevo solo il siciliano, pensa. Siciliano? Siciliano, sì. E siccome qui a Roma non lo capiscono, i miei compagni di scuola mi menavano perché pensavano che li prendessi in giro. Lei che ha fatto? Che ho fatto? Per un po' di botte me le sono prese. E poi ho pensato, dico, come li posso combattere? E allora ho pensato, visto che sul piano fisico non li posso combattere, perché sono troppi, li combatto sul piano intellettuale. E allora mi sono messa a studiare l'italiano come un pazzo. Mi ricordo che studiavo tutti i giorni, ripetevo tutte le parole in continuazione e fino a quando non lo sapevo meglio di loro, fino a quando non lo sapevo meglio di tutti. E per questo sei diventato professore di italiano? Bella vittoria, eh? Sì, è per questo. E forse per convincere un ragazzino bosniaco come te a cercare la sua felicità. Adesso vai alla festa, vai. E divertiti. Grazie, professore. Ciao. Secondo me c'è qualcosa di sbagliato nel farci vivere per 14 anni nella convinzione che la vita sia facile. Non è così. E io e il mio mucchio selvaggio l'abbiamo capito bene. Fermo, deficiente, mi si sporcano le scarpe. Io ho portato quelle di ricambio. Non avevamo dubbi. Your heart is lacking fear.
ma te stai in classe col Tommy? Sì, perché? Che sono più grande. Grazie. Ma ci hai mai provato a metterti diretto in contatto? No, perché ci sta male con gli occhiali. No, no, sei carina, ma ce l'hai, ragazzo? Valentina! Sì, eccomi. Ecco, ci siamo, venite. Carino qui. Sei sicura sia questa? È un po' troppo bella per essere casa di Nina, no? Sono sicura che è quella di Nina perché ci sono già venuta mille volte. Il sabato ci veniamo spesso col padre e la madre. Sai che bellezza. Altro che fare shopping al centro, vuoi mettere l'aria di campagna? Piacere, io sono Luca, un amico di Tommy. Ma presto diventeremo amici. Ma se lo dici tu. Ciao! Ciao! Senti, a Massimo, ma è lontana casa tua, mi è venuto il fiatone. Quella è la carne, comincia a divorarti da dentro. Sì, ma mi sono mangiata la mortadella, mica alien, eh. Che prometti proprio bene. Sì, un giorno o l'altro si leggerà sul giornale bambino di 10 anni stuprato da un'amica della sorella. Michele non è venuto. Oddio, ce lo siamo scordati. Aspetta che lo chiami. Pronto, Michele, sono Nina. Ciao, senti, ma dove sei? Ho perso il treno precedente e ho preso quello dopo. Sì, sì, la strada me la ricordo. Ma non mi ricordo il numero della via. Non te lo puoi ricordare, non c'è. Comunque c'è un cancello nero. Oddio, non proprio nero, grigio. Aspetta un attimo, Michele. Pronto, Michele? Sì. Senti, tu hai il cellulare con le foto? Sì. Michele, che c'è? Aspetta un attimo, Michele, eh? Allora, sì, così capirai benissimo dov'è. Ciao. Ma che fai? Dai, mettiti in foto. Quello è scemo. Ragazze, voi potete accamparvi qui. C'è un letto matrimoniale e ci si può dormire anche in tre. Altrimenti bisogna tirare giù le rete sotto il letto. No, no, figurati, staremo benissimo qui, accampate. Carino qui. Sì, un po' le abbi, ma carino. Oh, guardate! Che tenera! Sì, così piccola e già così missionaria. Ha cominciato presto a fare volontariato. Madonna, che so che puzza, non lo farei nemmeno morto. Io invece lo farei un bambino così, mi fanno una tenerezza. Chiedi a Nina, magari un bel negretto da accudire te lo trova lei. Scema. Magari un bel negretto di 20 anni. Ecco qui, lo spray per l'asma, per gli attacchi leggeri, le pasticche per l'asma, per gli attacchi forti e le super pasticche per l'asma, per gli attacchi mortali. Oh, ma che te porti dire una farmacia? No, no, questo è soltanto l'inizio, vedi? Poi c'ho anche le pasticche per l'allergia alimentare, le fiale per il raffreddore. No, basta, mi sembra di dormire con mio nonno, le pasticche per la prostata e quella della pressione, ti manca solo la dentiera. Beh, però c'ho l'apparecchio. Ecco. Allora non ti manca niente, eh? Guarda, la prossima volta che mio nonno va da Padre Pio col pullman, ti prendo un bel posto per te, eh? Così parlate da acciacchi. Sai com'è contento? Oh, adesso me lo puoi dare? Sì, sì, adesso sì. Però chiudi la porta. Non c'è nessuno. Sì, no, dai, ti prego, chiudi. Sai che figura di merda? Scusate, sai che figura di merda cosa? Niente. È che qui la nostra amica ha dei problemi con la biancheria intima. Allora ci ho dovuto pensare io. Sì, è arrivata Golden Lady. Scema, intendevo questo tipo di problemi. Ecco di cosa avete parlato tutta la mattina con quei sorrisetti stronzi. Oh, ma è imbottito, vero? La voglia, lo sa mia madre prima di rifarsene. Ma non è che poi con sto coso sembrano troppo grossi. Che te frega? Dai, adesso tocca a me. No, dai, questa no, è la bella. No, non niente, adesso tocca a me. No, dai, levati. Curzio! Oh, ma che ha fatto Ciguera? Scusa, perché? Guarda che occhi gonfi che c'ha, sembra che gli è venuta la congiuntivite. Cretino, mi sono cresciute. Ma che fai come Chiara? Ci ti ricordi che diceva che non riusciva a giocare a pallavolo perché stavano sempre in mezzo? Io d'inverno preferisco essere piatta come voi. D'estate, capite? Io preferisco le mura.
Madonna, questo sarebbe proprio un terreno perfetto. Perfetto per cosa? Ma per far crescere l'erba. Ma sai che sei carina questi capelli a caschetto? Ah, ti intendi di giardinaggio? Sai, anche mia madre. Ci ho messo un po' di tempo, ma alla fine è riuscita ad ottenere dell'erba veramente perfetta. Sembra proprio un prato all'inglese. Non credo che sia la stessa erba che coltiva tua madre. Con quella che dice lui, più che un prato all'inglese, ci viene un prato alla giamaicana. Ammazza che occhi che c'hai. Ma davvero c'hai 14 anni? Buone queste. Posso prenderne una? Certo, prendi pure quante vuoi. Beh, allora per me. Ah sì, vabbè, fammi due, se sa mai. Certo, deve arrivare a carestia. Certo. Senti, Dorota, non è che ci hai preparato i panini con l'insalata russa, no? Non la so fare. Sono polacca, no russa. Ah, vabbè, allora, viva la Polonia, basta Solidarno. Non scherzare con Solidarno. Allora basso il Papa. E non scherzare neanche con Papa. Ammazza che sti polacchi che musoni, non scherziamo niente. Scusa un attimo, ma che davvero c'è solo la Coca-Cola? No, c'è anche aranciata. Perché che c'ha Coca-Cola prima? Cioè che sto 2 anni che non la bevo. Perché ti fa male? No, fa male al pianeta e fa male pure a te. Ah, mo ricominci con sto discorso sulle multinazionali, il commercio con solidale, per carità. Per carità, certo, rimani ignorante, tanto alla fine la accoggerete. Senti, a Beppe Grillo, per me la Coca-Cola è la seconda invenzione dell'uomo dopo il fuoco. Scusa, Dorota, ma c'è sta manco un goccio di chinotto. Un goccio di che? Sì, dai, l'ho preso io il chinotto. Chinotto, Dorota, chinotto. So 3 anni che sta Roma ancora non ha parlato di cose fondamentali. Ma io non ho mai sentito parlare di questo chinotto. O come diavolo si chiama. Senti, Dorota, non scherziamo col Papa, ma tu non scherzi col chinotto, ok? Va bene. Scusa un attimo. Pronto? Sì, sono io. Come? Lida? Certo che la conosco. Ha avuto un incidente. E come è successo? Ma come sta adesso? È in pericolo di vita. Va bene, vengo subito. Un attimo, prendo pena. Ospedale San Pietro, sì, sì, lo conosco. Ospedale San Pietro, via Cassia. Va bene, vengo subito, sì. Grazie. Cosa è successo? Lida, mia amica di Varsavia, ha avuto un incidente in macchina. Come sta adesso? È rianimazione, ha sbattuto testa. Ma come ha fatto? Oddio, Nina, come faccio? Io devo scappare. Lida non ha nessuno a Roma. Vai, che problema c'è? C'è che ho promesso a tua madre. Non posso lasciarvi soli. Ma sì che poi ci arriveremo benissimo. E poi Andrea capirà l'emergenza, no? Ciao. Ciao. Come che per risparmiare soldi al biglietto la sei fatta tutta di corsa? Raga, ma che è successo? Perché Dorota se ne sta andando? La sua amica ha avuto un incidente. È stata ricoverata all'ospedale San Pietro. Fantastico, anch'io sono nata lì. Beh, non proprio fantastico. Vabbè, scusa, non volevo dire fantastico per l'incidente. Oh, non vorrei mica telefonare ai tuoi genitori, spero. Ascolta, capisco che possa sembrarti puerile, ma vista la situazione, non telefonare ai miei genitori per chiedere consiglio mi creerebbe una certa agitazione. Per il nostro cellulare comunque. Forse non hai capito che i nostri genitori non sanno che siamo qui da soli. Se tu ti lasciassi sfuggire qualcosa... Ah, non mi lascerà sfuggire nulla e so controllarmi. Anche se non approvo questa mancanza di fiducia negli adulti. A chi se ne frega che non approvi? Fatti un goccetto e calmati, infatti. E avete delle bibite dietetiche? Eh? Mi metterebbe ansia non continuare la dieta. Au, da tutto quello che serve. No, sappiamo, abbiamo portato a noi. Mia madre dice sempre che bere alcolici prima dello sviluppo. Oh, ammazza quanto vi racchia la tua madre. Ma devi stare zitto, dai. Bravo. Oddio, ma si è proprio sviluppo. Non vedi come beve questo? Che credo, non zingare, e qui ci sono abituati. Ti aveva fatto un sorsetto pure tu. Guarda, io a Capodanno ho bevuto lo spumante. No, fermo, questo è ragazzino.
Guarda che un goccetto di vodka non ha mai fatto male a nessuno. No, ti ho detto di no. Bella, come la mattina, d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, mentre da lontani stai come forever. Sì, sta in secondo C. Giura, anche io ho chiesto la C come sezione. Che coincidenza! Oh, qualunque cosa di cui hai bisogno, vieni da me, eh? Tu chi sei? Un angelo custode. Una specie, ma solo con quelle belle come te. Ma che ci stai a provare pure con me? No, che c'entra? Con te è diverso. Sì, senti, a me è venuta un po' sete. Mi accompagni a prendere qualcosa? Ok. Sì, tutti tanti giorni davanti alla TV a guardare i cartoni. Ve lo ricordate gli Yattaman? E come no, gli Yattaman, gli Yattaman. Gran filo. E invece, guarda, guarda, in campo c'è una. Questo è facile, è Mille Shiro. A me piace un sacco di Oscar. Bellissimo. Di là di Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Certo, che sfiga diventare grandi per forza. Io sono contenta, non vedo l'ora di andare a vivere da sola. Ma voi come vi immaginate fra 30 anni? Boh. Io vado a fare la professoressa, magari d'italiano. Sì, così finisci come mia madre che dopo 20 anni fa ancora la supplente. Io non so come sarò, comunque non sarò come mia madre. Perché? È peggio di te? Avete controllato il pH di quest'acqua? Ma siete proprio sicuri di come state per fare? Oh, ma stanno a fare una canna. Perché? Ma perché droga, siete scemi. Quale droga? È fumo. Sempre droga, eh. Ma sì, ma droga leggera. Guarda che ormai non c'è più tanto di quella differenza. Droga pesante e droga leggera sono la stessa cosa. Sì, è vero. Tu sei praticamente sempre fatta una canna. Io ho già fumato e mi sono sempre ammazzato delle risate. Mia madre dice che poi dagli spinelli si passa all'eroina. Ma che cazzo ne sa tu, madre? Lei insegna e ne sa molto sulle droghe e sugli sviluppi della tossicodipendenza. Sì, allora va a chiamare tua madre. Visto che ci sei, dille se ci porta altre due cartine e qua sono finite. No, a parte gli scherzi, sono vostra amica, non ve la lascerò fare. Passami sta canna. Che cos'hai? Alla stazione Termini. Alla stazione Termini? Perché quando era la stazione Termini? Si ho fumato la canna. Adesso. Oddio, forse è allergico. Ma perché quando era la stazione Termini? Adesso è un povero tossico. E Termini c'è quella buona. Ma basta. Senti, ormai ho deciso. Io voglio stare con te. No! No, non è una stronzata. E poi è arrivato il momento che tu scelga, o me o lei. Dani, dai, vieni a fare un bagno. Vabbè, ora ti devo lasciare. Ciao, un bacio. Oh, ma che voleva quell'oggi? Quello chi? Coso, l'amico di Tommy. Ma chi, Luca? Sì. Ma che è venuto qui a fare quello grande? Ma no, ma che ti pare? Ma non sarei mica geloso? Non figli di quel fattone. Oh, guarda. Guarda io. Guarda con chi ci sta provando Matteo. No, come? Prima fa tanti discorsi di extracomunitari e poi... Ma che ne sa? Ma mica ci starà davvero Valentina? Ma ti pare? La vuole solo prendere in giro. Che si mette con una peruviana? Come peruviana? A me mi ha sempre detto che era spagnola. Sì, e io so bielorussa. Vabbè, senza ci vado a parlare. Madonna, c'ho una sete. Vado un attimo a bere.
Poi Vale, senti, se io fossi in te non mi fiderei molto di Matteo, lo sai come la penso. Non si metterebbe mai con una come te. Senti, questo lo dici tu solamente perché sei più razzista di lui. Oh, ma che ci stai a provare con Valentina? Ma che stai a dire? Ma l'avete mai capito a Banderas? Invece non avete proprio capito niente. Stasera il sottoscritto. Con Valentina. Eh sì, perché che c'è? È peruviana, oh. E quindi? E però è un paese extracomunitario. Guarda che il padre di Valentina lavora all'ambasciata, mica l'avevi riazzemato. E poi mica me la devo sposare. Ma lei lo sa. Sì, sì, ridete, ridete. Federica, la solita sfaticata. Il duro e il molliccio, la marognola e il dolcissimo, la appiccicosa e la spiccicosa. Stai parlando di Nutella o stai pensando ai ragazzi? Siete proprio fissate. Qualsiasi cosa ne dica, pensate sempre al sesso ai ragazzi. Beh, in effetti il molliccio fa proprio pensare... Non so se mi spiego. Senti, senti, tu che ne sai? Forse nascondi qualcosa. Non vi nascondo niente. È solo che il molliccio e l'appiccicoso fanno pensare. Dici che fatto, stupida gallina. Parla, svergognata. Ok. L'ho fatto. L'hai fatto? Ho toccato un ragazzo. Vabbè. Beh, sembravo l'unica che non l'avesse ancora fatto. Perché l'avete fatto tutto, vero? Io quasi. Anch'io stavo proprio per farlo. Io poi stavo sul punto di... Volete dire che io sono l'unica ad averlo fatto veramente? Che stronzo. Dai, dici chi è? Devi raccontarci tutto. Tu cosa hai fatto? Soprattutto lui cosa ha fatto? Non vi racconto niente, anche perché è già finito. Ma almeno ti è piaciuto? Boh. Come boh? Ma sai, nei film è tutto diverso. I corpi si muovono insieme, come se ballassero. Nella realtà invece non sai dove mettere le mani, i piedi, la testa. Pensa che gli si è pure incastrato un suo braccialetto nei miei capelli. Sei proprio Camilla. Un po' verginella e un po'... Oh, che mi hai preso per una... Beh, che c'è di male? Dopotutto si sa che le ragazze vogliono fare le veline, sono un po'... Prima di tutto, io non voglio diventare una velina. Vado soltanto a scuola di danza moderna e poi c'è una bella differenza. Le puttane sono quelle che si fanno dare i soldi. Le veline... Beh, le veline lo fanno per diventare veline. Beh, questo lo decidono i maschi. Che cosa? C'è una brava ragazza e chi no. Per esempio, se ti fai dare i soldi, sei una prostituta. Se invece ti fa regalare un appartamento, come ha fatto una donna con mio padre, sei un amante. È stata la principessa Diana. Che c'entra la principessa Diana? Beh, l'ha fatto con un sacco di uomini, persino con i poliziotti della scorta. Eppure volevano farla santa. Non capisco però dove vuoi arrivare. Voglio dire, insomma, io non mi faccio fregare dai loro discorsi. Loro fanno i romantici, tanto per trescare. Guarda Luca, per esempio. Ci sta provando con tutte. Poi se sei tu che lo decidi, ti considerano una puttana. E allora? E allora io non mi faccio fregare. Sì, vabbè, va. Ma... Vabbè, niente. Che c'è? Ma anche prima facevi un discorso strano. Come se... Come se avessi deciso qualcosa. Ma tu non ti senti strana? In che senso? No, dico in generale, non ti senti come guardata, puntata dai maschi? Guarda che anche tu sei guardata. Lo so, questo non ti fa sentire strana. Ti fa sentire bene alcune volte, altre volte imbarazzante. Ecco, vedi... I ragazzi ti guardano, anche gli uomini più grandi ti guardano di nascosto. Una cosa che piace, che dà fastidio, che ti rimescono la testa, lo stomaco. Ma io ho capito una cosa. Il potere ce l'abbiamo noi, perché lo capisci che sarebbe disposti a fare qualsiasi cosa per... Nina, ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Oh, non fare la suora adesso, sto soltanto dicendo quello che pensi anche tu. Parli come se avessi chissà quelle esperienze. No, no, quelle esperienze. C'ho una confusione in testa. Ma non mi va già di sapere come andranno a finire le cose. Un tipo mi fa gli occhi dolci, dice cose carine, magari mi becca con voglia di coccole. E poi? Magari non gliene frega niente di me, vuole soltanto ficcare la sua lingua nella mia bocca. Perché le cose devono andare proprio così? Cioè?
stasera glielo faccio. Cioè, vuoi baciare qualcuno? No, di più. Vuoi fare tutto? Sì, voglio deciderlo io. Voglio fare come fanno loro. Faccio la carina, dico cose dolci. Solo per farlo, ecco. Tu non puoi fare... Io lo dico alle altre. Tu non dici proprio niente, invece. Scusami, ma poi con chi? Ancora non ho deciso, ti ho detto. Voglio fare come fanno loro. Guardare se è un bel sedere, per esempio. Michele, secondo te non è un bel sedere? Michele, tu sei pazzo. Allora hanno ragione le altre quando dicono che non smetti mai di fare volontariato. Beh, volontariato e bel sedere è mica male, no? La tua deve essere una scelta consapevole. Una scelta che? Una scelta consapevole, nel senso che devi sapere bene cosa stai per mangiare. Ma io lo so benissimo quello che sto per mangiare. Lo vedi? Questo maionese, tonno e pomodoro. Se c'erano i carciofini, mica lo mangiavo. Vedi, era opinione largamente diffusa ai tempi di Attila che la carne più buona fosse quella delle ragazze o quella degli giovani schiavi castrati e tenuti ad ingrassare appositamente. Quindi, preferisci che mi mangi un tramezzino o vuoi diventare mio schiavo? State zitto, va. La tramezzino. Mi hai provocato? E io mi demagno. Ah. L'abbiamo fatto noi, è buonissima, giuro. Ma grazie, non ho molto fame. Mi spiace, ma non puoi dire di no. Guarda che mi offendo. Va bene, ho solo un pesetto. Obbligo. Oh, mo però questa la scelgo io, No, ma chi la decidi te? Questa tocca a Giacomo. Ma vuoi dai, però, e poi scusa, chi ha detto che lo decidi te? Dai, Matteo, non rompe, abbiamo detto che sei fatturno. Ok, ho deciso. Ti obbligo a dare un bacio a Michele. Ammazza, t'è andata male, mo tocca a baciare lo zingaro. Veramente lo zingaro sarebbe bosniaco. No, oh, sapientino, tagli di qua la sciarpa prima di parlare con me. Ah, bello, guarda che si chiama Kefia. E basta. Dai, Federico, tocca a te. Però secondo me non è giusto, perché prima quando Lorenzo doveva dare un bacio a Danila non gliel'ha data e nessuno ha detto niente. Sì, capirai, se quello bacia qualcuno poi ci sviene. Come fa, lo riganci e basta, manco tutta la farmacia si è portato dietro. E poi tanto che te fai le regole da sola? Abbiamo deciso tutti, no? Dai sto bacio. Allora scelgo verità. No, ma che scegli verità? Ma che ti vergogni? Vabbè, certo che pure io tra lo slavo e Francesca avrei preferito Francesca. Sì, solo che Francesca l'avrebbe scelta te. Non ti avrei anche scoperta. Penitenza, 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 penitenza. Devi fare quello che abbiamo detto noi, non te la puoi mica cavare così. Penitenza, penitenza, penitenza. Vai, tocca a te, mica. No, allora, che scegli? Obbligo. Allora, praticamente Michele deve dare uno schiaffo a Nina. Ma uno schiaffo vero, mica una carezza. Ma che stronzo che sei, questo non vale. Vale, vale. Lascialo perdere. Dai. Allora? Oh, basta, mo fai la penitenza. Penitenza, penitenza. Madonna mia, ancora con questi giochini da bambini. Penitenza. Allora, cosa facciamo fare? Allora, visto che è tanto bravo a correre, perché non lo facciamo correre da qui fino alla villa laggiù? Vieni, c'è un'erba speciale, non come quella stozzile che ho tirato fuori oggi. Allora perché l'offri a me? Perché è speciale come te. Che è, non ti piaccio? Non è questo, è che mi sembra che per te sono tutte un po' speciali. Ci hai provato con tutte. Ma quello non era provarci. No.
questo è provarci. E la canna? Se la picciamo? Non leva sta canna. Possiamo di bere il Vinavil? No, il Vinavil è tossico. No, no, regà. Qui c'è una cosa che non se la scorda più. Cretini, sono proprio dei ragazzini. Perché? Tu che sei? Che c'entro? Io ho 14 anni e esco con quelli di 16. Tu hai 16 anni, no? Io ho solo amici più grandi, non vedo l'ora di andare al liceo. Oddio, scusami, non volevo. Mi pare, insomma, che tu non ci vai al liceo. Ti pare bene. E che farai? Ma non so, forse andrò a lavorare con un amico di mia madre, un cantiere edile. Che figo, anche mio cugino l'ha fatto l'estate scorsa. Voleva andare a Formentera, ma poi mia zia non gli ha dato i soldi perché è stato bocciato. Ti sto annoiando? No. È che sei sempre così solo. E invece io penso che tu sia un ragazzo molto dolce, con quei tuoi occhi tristi. Sei così carino. Ma chi cazzo ti credi di essere? Sei soltanto uno zingaro che fa pena a tutti, anche alla tua amichetta. Fai pena anche a Nina, ecco perché vuole scopare con te. Ma te chi te l'ha detto? Lei me l'ha detto che vuole scopare con te solo per fare volontariato. Eppure era così, sol, la minore, mi. Federica è da 8. Ma che da 8? Massimo sfiora il 6. Fidate, ho prove certe. Anche Federica? Sembrava una ragazza così seria. E dove è successo? Alla festa a casa di Massimo. Sempre la legge, troppe teorie e poca pratica. Ma niente, Federica si è avvicinata. Prima ci siamo baciati con la lingua e poi il resto ve lo lascio immaginare. Ecco, bravi, immaginatevi pure voi come si è immaginato tutto lui. Cretino. No, aspetta, Fede, posso spiegarti? Oh, non berai Coca-Cola, quante cazzate ne dici tante. No. Oddio, ho detto di no, quindi se non è una donna è un uomo. Chiamami se è un personaggio famoso. Spirito, sei un personaggio famoso? Sì. Dai, chiedili chi è, chiedili chi è. Spirito, ci puoi dire il tuo nome? Morrison? Non sarà mica Jim Morrison. Spirito, ma sei per caso Jim Morrison, il cantante dei Doors? Sì. Sì. No, raga, cazzo, Jim Morrison. Ti ho Jim Morrison, mi sa che mi sento male. Ragazzi, non fate le stronze. Se siete voi che muovete, ditelo subito. Ma che noi non vedi che si muove da solo? No, dai, raga, non ci prendete in giro. Ma che prendervi in giro? Avete anche voi le dita sul bicchiere? Infatti, se fosse stato uno scherzo, te ne saresti accorta. Beh, allora stiamo parlando con Jim Morrison. Oddio, chiediamogli qualcosa. Chiediamogli come è morto. No, 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 voi siete pazze. Sì, così ci dirà la verità. Spirito, ci puoi dire come sei morto? Cazzo, ragazzi, adesso ci racconta come è morto. No, dai, ragazzi, smettiamo i ciò. Come smettere? Ora saprete il punto più bello. Franci.
c'entro? Ma tu hai tutti i suoi CD, sei una sua fan. Hai anche un poster sul letto, magari di te sfida. Capito, ma io ho paura. Pure io. Zitta ragazzi, il bicchiere si sta muovendo. Perché vuoi parlare con Francesca? Cosa le devi dire? Lei deve? Io devo cosa? Che devo fare? Smettere? Che devo smettere? Smettere di dire queste cazzate. Guardate cosa ho raccolto durante l'anno. Oh, sentite questo. C'è una fame che mo' mi mangia il professore. Ma che vedete? Che deve essere per forza mia? Ah, ecco perché il professore mai mai non è più venuto. Non stava male. Come sei mangiato, eh? Sentite questa. Che c'hai, un cardiotonico? Non mi sentivo bene. Ne avevo urgente bisogno. Oh, sentite questo. Oggi Teresa e Luisa sono un po' giù. Chi sono Teresa e Luisa? Mica stanno in classe nostra. Ci stanno. Sono le tette di Chiara. Quei deficienti le chiamano così. Ma Chiara è carina. Sì, vabbè, ma fino a un certo punto. In che senso? Da qua a qua. Scusate, vorrei leggere questo. Mi sembra molto più interessante di tutti gli altri. Ma se scopo con Michele è amore o è volontariato? Guarda che io non gli ho detto niente, ti giuro! Troppo tenebroso così. Fai quasi paura. Ecco, brava, allora lasciami in pace. Senti, Michele, lo so che Marta è una stronza. Ma anche te, però, non te ne puoi più andare sempre così, con la coda tra le gambe. Fai qualcosa, reagisci. L'unico modo per reagire sarebbe picchiarli. Senti, ti sto soltanto dicendo che a fare così ci rimetti e basta. Devi dirle le cose, non puoi tenerti tutto dentro. Come te, vero? Che dici tutto a tutti? Michele, ma che dici? Dico che sei come tutti gli altri, come Marta, come Federica, come Matteo. Solo che loro almeno mi prendono per il culo senza nasconderlo. Sentite quello che ho detto a Camilla, vero? Senti, lo so che può sembrare una stronzata, ma io quelle cose non le penso per niente. Cioè, alcune sì, e altre no. Che senso? Cioè, il fatto del volontariato, quella è una stronzata. Però il resto, cioè, il fatto che mi piaci, quello è vero. Anzi, te lo volevo dire una volta per tutte, Michele. Tu mi piaci. Ecco fatto, ora l'ho detto. Mi piaci quando corri, arrivi a scuola con il fiatone. Mi piaci quando ti metti la felpa rossa, quella con il cappuccio. Mi piace quando scrivi in bosniaco sul banco, anche se non ci capisco niente. Mi piace quando ti si incastrano le parole in bocca, quando sbagli gli articoli. Mi piace quando diventi triste e guardi da un'altra parte. E quando mi guardi sorpreso. Eri bello pure vestito da donna. Ormai è troppo tardi, vero? Ho rovinato tutto. Che stupida. Dopo mesi che ci penso e ripenso. Scusami, Michele, mi sono comportata da scema. Almeno restiamo amici come prima. Senti, ma perché prima non mi ha dato quello schiaffo? Ha fatto tutte quelle storie. Non mi andava, tutto qua. Sì, però adesso me lo meriterei tutto. Anzi, ti dico una cosa. Adesso tu mi dai quello schiaffo. Cosa? Sì, ti prego, non ce la faccio a sentirmi così in colpa. Ma io non voglio. Michele, te lo chiedo per favore. Mi hai perdonato? Ma sì. Ecco, allora dammi lo schiaffo. Ma Nina... Michele, devi farlo. Adesso. Ma che cazzo ti sei andata a inventare? L'ha fatto così solo per movimentare un po' il gioco. Capirai chissà che ha detto. Ha detto una stronzata, ecco che ha detto. Guarda che io quelle cose mica me le sono inventate. Nina l'ha detta veramente. Sì, ma non a te, magari non i fatti suoi, no? Ma pensavo fosse giusto Michele lo sapesse. Mo' te è venuto tutto sto senso di giustizia? Ma dai, ma ti pare che non ti crede? Magari quella stronza vi ha sentite mentre parlavate.
Secondo te glielo andavo a dire a lei? Non l'ho detto neanche a te. Lo so. Scusa un attimo. Pronto? Ciao. Sì, sono arrivata. Sì, sì, tutto ok, tranquillo. Come mai hai chiamato? L'hai detto tutto? Giura, e lei? Se n'è andata? Allora posso venire a stare da te? Come torni tu da noi? E mamma che dice? Ha detto di no. Ha detto di sì. Ma allora è scema. Anzi, siete scemi tutti e due. Ma chi era? Era mio padre, ha lasciato la donna con cui stava e torna a vivere a casa. E non sei contenta? Veramente ero io che volevo andare a vivere a Bologna. Oh, no, no, oh, i tortellini. Ma che tortellini? No, niente, magari devo andare a provare. Nina, ti giuro che io non gli ho detto niente. Lo so, lo so. È solo una poveraccia. Ma la madre che ha detto? Quello si incazza sempre quando giochiamo alla play. Come è uscita? Ci vuole vedere Prevolution 4 e madre fuori casa. Non ci credo. Ma posso chiederti una cosa? Ma tua sorella com'è? Sì, vabbè, lo so che è carina, ma ti ricordi che mi ha detto che era cambiata? Che non gli piace più fare lotta con te, che gli fanno scrivere cartoni animati e che gli scoccia quando l'hai tenuta? Come è peggiorata? Ma che è una malattia contagiosa? Ehi, chi c'è dentro? Tutto bene? Sono io. Sì, sì, tutto bene, tranquilla. Sei sicuro? Niente, tranquilla. Mi stavo solo stozzando con la pizzetta. Ma è più, lo giuro. Dai, sbrigati, ma è più. Ci tocca il nascondino. Dai, 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 vieni con me. Uno, due, tre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dai, raccontami qualcosa di paura. No, raccontami invece qualcosa del tuo fidanzato. Io non ho niente da raccontare. 9, 30, 1, 2, 3. Chi non ha fatto resta a me. Oh, Matteo, non lo so, ma lasciami bere. Sala per Matteo. Does your instincts in betray? Are you tired of your stupid game? Valentina. Oddio, mi hai messo paura. Dai. Ma che sei, ubriaco? Ma che c'è, paura? No, no, paura no. Non lo so, sono confusa. Era da tanto che l'aspettavo, è solo che ora... Beh, dai, è normale. Tutte la prima volta. Ma chi ti dice che è la prima volta? Come no? Dai, scherzavo. Allora ti è piaciuto? Sì. Hai capito quella, oh. Faceva tanto la suora, invece.
Oh, allora Matteo dice la verità. Pensavo dicesse solo cazzate. Sei altro che cazzate, guarda. Oh, andiamo, zì. Vai, vai. Aiuto! Aiuto! Oddio, che succede? Aiuto! Vale! Oddio, Vale! Poi? Ma che è successo? Che ti hanno fatto? Guarda, Fabrizio! Ma non so, forse qualcuno sta nel giardino. Oddio, mio fratello, non sarà mica successo qualcosa a Cuzio? Oh, ma che è successo? Ma niente, stavamo solo scherzando. Sì, era solo uno scherzo. Oh, che succede? Edoardo e Fabrizio hanno fatto uno scherzo a Vale. Che cazzo di scherzo era? Che l'avete fatto? Oh, niente, è stato Matteo a dirci di seguirlo per farci vedere cosa voleva fare con Valentina, tutto qui. Ma che cazzo stai a dire? Lo sapevo, sei solo uno stronzo, tutte quelle cazzate che mi ha raccontato, solo per prendermi in giro, per fare delle domichette di merda. No, no, aspetta, non è così. Sì, che è così. Ti giuro che era vero! Mi piaci veramente. Ma perché nessuno mi crede? Mi lascio una mano, tieni. Grazie, stronzetta. E spia. Scusa, Nina, lo so che alle volte esagero. Scusami. Però per un attimo ho pensato che fosse successo qualcosa a Curzio. A proposito, dov'è? L'avete visto? No, è da un po' che non si vede. È vero, l'ultima volta l'ho visto che correva fuori, però era prima del casino. Scusate. Curzio! Curzio! Qualcuno ha visto mio fratello? Ma l'hai visto? No, perché? Dove cazzo sta? Scusa, Federica ha detto che sta fuori, starà fuori, no? Allora dai, andiamo a cercarlo. Sarà arrabbiato, l'abbiamo trattato male tutto il giorno. Ragazzi, Curzio! Qua non si trova, qualcuno l'ha visto. Dai, forza, andiamo a cercarlo in giardino. Vabbè ragazzi, allora voi andate di là e noi andiamo di qua. Okay, e tanto lo troviamo dove volete che sia. Guarda cosa mi ha regalato il mio professore italiano. Cos'è? È una poesia di Goethe. Di chi? Di Goethe, il poeta tedesco. Senti che meraviglia. Finché non ci si è impegnati, c'è titubanza. La possibilità di tirarsi indietro, sempre inefficacia. Riguardo a tutti gli atti di iniziativa e creazione, c'è un elemento di verità, la cui ignoranza uccide innumerevoli idee e piani grandiosi. Nel momento in cui ci si impegna, allora la provvidenza muove tutto. Accadono in aiuto ogni sorta di cose che altrimenti non sarebbero mai avvenute. Un intero flusso di eventi scaturisce dalla decisione, suscitando in suo favore ogni genere di casi invisibili e incontri e assistenza materiale che nessuno avrebbe mai neppure sognato venissero in suo aiuto. Qualunque cosa puoi fare o sogni di poter fare, iniziala. L'audacia ha in sé genio, potenza e magia. Iniziala ora. Oh, ma sto Goethe si faceva più canne di me. Oh, regà, qua non ci sta proprio. Io ho controllato benissimo e non l'ho visto. A casa non c'è, qui neanche, ma dove sta? Dai, tranquilla, starà qui intorno. Speriamo, mia donna, mia madre mi ammazza. Ma che ti ammazza? Andiamo a cercarlo, no? Vabbè, proviamo a cercarlo fuori. Furzio, dove sei? Dove sei finito? Magari gli è successo pure qualcosa. Oddio, forse è meglio chiamare la polizia. No, ma che polizia? Aspetta, cerchiamo ancora. Dovevo che sia andato, e poi ora che ci penso il cancello era pure chiuso. Vabbè, che vuol dire? Può essere che aperto o richiuso e mo'. Sentite, io vado a cercarlo laggiù. Poi se non lo trovo, chiamiamo la polizia. Sì, guarda, è la cosa migliore. Oddio, no, la polizia, no, vi prego, la polizia, no. Curzio, esci fuori. Curzio. Curzio, dove sei? Curzio. Curzio, dove sei? Curzio, dove sei? Curzio, dove sei? Oddio, ste scarpe, queste robe mi si stanno rovinando tutto. Guarda i pantaloni. Curzio. Oh,
dove cazzo sto? Fede! Fede! Fiore! Fede, dove state tutti? Oddio ragazzi, non mi lasciate da sola! Ma dove cazzo siete? Eccomi Marta, non ti preoccupare, sto arrivando. Ti sei fatto male? Ho solo fatto un volo da 3 metri, ma tutti gli altri dove stanno? Boh, un po' sparsi in giro. Senti, forse è il caso che andiamo a casa, magari l'hanno già trovato. Madonna, guarda le scarpe tutte sporche, pure i pantaloni, adesso come faccio? Forza! Ma chi se ne frega dei pantaloni, dai, andiamo. Brava. Così mi piace. Così come? Che non te ne frega niente dei tuoi pantaloni e di tutte quelle stanzate di cui parli sempre. Grazie. Guarda che era un complimento. Meno male. Io so che sei diversa da quello che sembra. Vabbè, che c'entra, anche tu sei diverso da quello che sembra. Ma allora, se non siamo quello che sembriamo, che siamo noi in verità? Due cretini in mezzo alla campagna, andiamo. Scusa, là che c'è? Il maneggio. Ma magari sta là, no? No, di notte è chiuso. Ma Fabri, ma torniamosene a casa, oh. O speriamo che non sia successo niente. Curzio! Oddio, adesso come faccio? Tranquilla, Vale. Ci sono qua io. Sì, proprio tranquilla. Dai, Vale, ti prego, lasciami spiegare. Ma cosa credi? Che non me ne sono resa conto che ti eri messo d'accordo con quei due? Ma che dici? Ma non hai visto che ti ha difeso? Avevano ragione Marta e Federica, non ci si può fidare di tipi come te. Ma no, dai, Vale, che dici? E poi, scusa, loro che ne sanno? Vabbè, lascia stare, tanto alla fine è colpa mia. Perché? Come ho potuto pensare di potermi mettere con te? Sono stata proprio un'illusa. Dai, Vale, scusa, io non volevo farti del male, te lo giuro. È solo che certe volte non ci capisco niente. Quelle cose che dico sugli extracomunitari non le penso davvero. Vabbè, alcune volte forse. Ma poi mi sveglio la mattina e penso tutto il contrario. Poi mio nonno a casa mi fa certi discorsi. E allora a me non va di contraddirlo. Forse dovresti iniziare a pensare con la tua testa. Ma è proprio per questo che sono successi tutti questi casini. In che senso? Nel senso che mi sono innamorato di una persona diversa da quella che mi aspettavo. E che si aspettavano tutti. E chi sarebbe? Pace. Vedremo, ci devo pensare. Hai sentito? Che cosa? Un singhiozzo. E da dove veniva? Dall'albero. Oh, mi sa che hai bevuto troppo, eh? Dici? Eh sì. Adesso hai sentito, però? Sì, veniva da là sopra. Chi c'è sta là sopra? Nessuno. Agurzio, sei tu? Oddio, è colpa mia, l'ho trattato male tutto il giorno. Deficiente, scendi subito, sono 2 ore che ti cerchiamo. Ma che stai a fare là sopra? Tua sorella è disperata. Chi se ne frega? L'abbiamo trovato, perché l'hanno trovato? Guarda che se non scendi andiamo a prendere noi, E venite? Aiuto, sto calendo, stai calmo, Curzietto, tieni di forte, adesso arrivo a prendere. Non ce la faccio. Resisti, Curzietto, resisti. Non ce la faccio, ho paura. Curzio, non t'agitare, stai calmo, sto arrivando. Non ti preoccupare. Curzio, stai calmo. Vieni verso di me, no? Fai come se fossi un gioco da PlayStation. Ma ce la faresti, no? Che ci provo. Dai, vieni verso di me, Curzio. Eccomi, Curzio, ti ho preso. L'abbiamo salvata. No, ho salvato io, veramente. Sei proprio un cretino. Perché ti sei arrampicato su quell'albero? Sei pazzo? Se cadevi? Volevo starmi un po' da solo. Come un po' da sola? Un po' in pace, pensavo che fate tanti grandi. Ma ti rendi conto lo spavento che mi hai fatto prendere? No, beh, cercate, sono dimagrito 10 kg. Sì, ti piacerebbe. Come no? Accompagnalo a letto. Buonanotte!
che è successo? Ci siamo persi corso in giardino, abbiamo cercato per 3 ore. E dov'era? Si era arrampicato su un albero, meno male che Edoardo e Fabrizio hanno trovato prima che cadesse. Ma no, mi sono presa un colpo. Beh, lo credo. Scusa, ma tu dov'eri? Beh, io ero qui. È che ci è venuto sonno e quindi siamo andati a dormire. Ci è venuto sonno a chi? A me e a Luca. Certo che dopo tutto il casino dovete avere proprio sonno, eh. L'abbiamo fatto. Come l'avete fatto? Sì. Com'è stato? Beh, questa volta non si è incastrato nessun braccialetto. Ma allora come nei film? Meglio. May God bless and keep you always. Make your wishes all come true. May you always do for other and let others do for you. May you build a ladder to the stars and clip on every rung. May you stay forever young. And see the light surrounding you. May you always be courageous. Stand upright and be strong. May you stay forever. Certo è che dopo questa notte nessuno di noi sarà rimasto lo stesso. La sensazione che ormai stiamo diventando adulti mi fa quasi soffocare. Per il momento le mie uniche certezze sono che mio fratello si chiama Curzio e che a casa mia manca sempre la maionese. Non so neanche come la mia storia con Michele andrà a finire. Magari il nostro amore così pulito e sincero durerà per sempre. Oppure chissà, può darsi che quando qualcuno, forse mio figlio o un mio fidanzato, mi chiederà quando mi sono accorta di amarlo, io gli risponderò che non me lo ricordo, ero così giovane. Ma dentro, nel mio cuore, io so che l'ho amato da sempre. May you have a strong foundation when the wind of change is changed. May your heart always be cheerful. May your song always be sung. May you stay.